che tu non capo, ma foto non c'ovo, ma sento strana, si sto triste e ci sto solo. Dove sei stato? Sono alle Bahamas. Ma secondo me allora, ma tutta sta messa in scena, insomma, alla fine era tutta una messa in scena. No, c'ho bisogno di staccare la spina. C'hai bisogno pure dei follower un po', no? Non lo so, quelli a me non mi mancano, ti dico la verità. Dici? Sì, perché non è salito l'audience di chi l'ha visto? Ma guarda, non ci serve l'audience. Però a te ti servono perché stai in un momento un po'... E che ne so? Stavo in calata? Sì. Si girano queste voci? Sì, beh, allora toccherebbe fargli vedere a chi le fa girare il conto in banca. Voglio capire da te. Sì. Era tutta una messa in scena, quindi? No, la mia no, non era una messa in scena. Mi levo anche gli occhiali, così si vedono gli occhi, che gli occhi non mentono mai, non mentono mai. Non sei sicuro che non era una messa in scena? Non era una messa in scena. Lei si è preoccupata perché io me ne sono andato senza dare notizie a nessuno, neanche a mio padre. Il telefono ce l'aveva lei, ce l'aveva tutto lei, quindi si è preoccupata. Poi è stato consiglio della sua famiglia è stato... Cosa? Di contattarvi a voi. Noi, ma in realtà non è una scomparsa questa, cioè la scomparsa è una cosa seria, questa è più una messa in scena, secondo noi, no? L'effettiva denuncia non c'è stata, però che io me ne sono andato, questo è vero. Però dici dove, però? Perché devo dire dove? Quando ci hanno visto e ti hanno visto pure qua a casa, tu sei stato pure qua. L'hanno detto? Sì. No, c'è stato tutto incappucciato, bardato per non farti vedere. Ma davvero? Sì. Madonna. Saranno fotomontaggi, videomontaggi, insomma io. Perciò tutto questo tu non l'hai fatto perché sei in un momento che c'hai bisogno di visibilità. No, perché tu lavori su quello, no? Eh certo. Tu convinci la gente perché sei un influencer. Però un influencer di che? Fai i video che vai a fare gli incidenti al muro. Ma al muro ci arrivi a 2 all'ora, sei fermo quando arrivi al muro. Eppure quello è falso. La scomparsa è falsa. E il muro è falso. L'orologio è falso. È tutto falso. Ma quello è un incidente. Ah, l'ho falso qui. Ma dimmelo, io non voglio di questo. Ma quello è un incidente, secondo te? Ma quello è un incidente divertente pure, oh. E io mi vedo. Io sono il primo fan di me stesso. Ma scusa, ma è divertente per chi? Per chi è divertente? È diventato il video virale numero uno in Italia. Fa un po' te. Ma adesso tu stavi in calo con i follower, quindi hai creato tutta sta cosa per ritornare. Ma non sono stato io in calo con i follower, ma io c'ho un'audience da paura. A me mi sembra che prendi. Può essere, se seguiamo tutti per noi parliamo seriamente, tu lo sai che noi lavoriamo seriamente, certo. La gente la mattina si alza a lavorare, si alza alle 7 e porta a casa lo stipendio, la pagnotta, questo periodo manco lavora, lo so. E tu invece che fai? Te diverti, te ne vai, poi ritorni. Poi ti fai vedere qua. Non so, mica vogliamo essere tutti leoni o tutte pecore. No, qua non si tratta di essere leoni e pecore. Qua si tratta un attimo di essere un po' coerenti anche con quello che sta succedendo. A te te ne freghi proprio di questa cosa. Ma io la penso così. Io penso che la vita è fatta a scale. C'è chi le scende e c'è chi le sale. C'è chi le scende e non le vedi più, a me mi vedi sempre in TV. Vabbè, ma adesso... questo però vedi... Lo sai io che penso? Dico, fino a qualche mese fa stavo a pulire. I gessi in palazzo, qualche mese ho cambiato la mia vita e ho creato tutto da solo. Quindi so solo che fiero di me. Ma è una realtà effimera questa, no? Secondo te un'influencer che porti? Che tu influenzi le persone? Eh certo. E come le influenzi? In qualche modo? Negativamente o positivamente? Ma poi questa è una cosa... No, ma rispondi però, rispondi. Secondo te, quando tu fai queste cose, come le influenzi le persone? Beh, ognuno è libero di fare ciò che vuole. È stata una fake. Vabbè, dimmo che è stata una fake. È stata una messa in scena. Senti, perché? Al gelo. Ti stai a penne? Stai a vendere la tua immagine, poi sì, storta, sì. Te stai a vendere per poter fare i soldi. Sto vendendo la mia immagine, per fare vero. Cosa? I soldi. La sparizione era per i soldi. Ritorniamo sempre là. Ma perché vuoi farmi dire una cosa che non è così? No, comunque ti è aumentata la visibilità dopo quello che è successo. La gente ne ha parlato, sì. E allora per quale motivo, vedi, viene perciò, il motivo per cui l'avete fatto, tu e lei, è stato questo. Io però l'altro gli ho pure chiesto, mi fai salire a casa per vedere le scarpe che tu vendi su... E mi ha fatto salire? No, non ho fatto salire, perché tu stai a casa? Pure! Ma sicuramente stai a casa! Ma tu da qua non sei mai uscito, c'è la verità. E come no? Tu non sei mai uscito da qua. Mi fai morire. Sei mai uscito da qua. Mi fai morire, vabbè. Dai. Ok, ognuno resta della propria idea, sei tranquillo. Cioè, come no? La coscienza tua è a posto. Sì. Tu tutto quello che fai lo fai per il prossimo. Sì. Per il prossimo. Solo per il prossimo. Per il prossimo tu e per te stesso. Ovviamente. Che fare? Cosa gratis? Pure a me. Che faccio? Una vita non me la faccio pure io.